Edilazzi, responsabile della FIOM di Collegno, ha presentato questa mattina nell'attivo della FIOM una proposta che ha definito provocatoria. Ce la racconti? Sì, è una provocazione, nel senso che la globalizzazione non può essere in senso unidirezionale. Le imprese possono decidere di chiudere degli stabilimenti nei paesi e spostarsi altrove. Io penso che se la globalizzazione deve esserci a livello bidirezionale. Qui in Italia, a Torino, sono 4 generazioni che i lavoratori costruiscono automobili, sono in grado di farli, hanno le professionalità, sanno saper fare qualità, hanno le conoscenze. A questo punto dico, vengano altri produttori a proporsi, a insediare gli stabilimenti sul nostro territorio e troveranno sicuramente lavoratori in grado di produrre le auto nella qualità migliore possibile immaginabile. Ovviamente è importante anche che chi c'è rimanga qui, però se globalizzazione deve essere, globalizzazione deve essere sia per le imprese che per i lavoratori. Vi rivolgete ai produttori europei, vi rivolgete ai produttori asiatici? Ci rivolgiamo a tutti coloro che sono interessati a fare imprese, a produrre auto sul nostro territorio. Alla luce del problema De Tomaso o in generale? In generale, non si tratta solo della De Tomaso. L'ha detto Maso, fa parte di questo processo. A Torino, quando parliamo di automotive, stiamo parlando dall'assemblatore finale, che sono le carrozzerie, ma poi parliamo anche di ingegneri, di ingegnerizzazione, di sviluppo prodotto. Parliamo di un indotto che è anche l'indotto ha 100 anni di storia, perché sono nate intorno al costruttore finale un sacco di aziende piccole o medie che nel corso degli anni hanno maturato un saper fare, tra l'altro delle conoscenze che sarebbe davvero disastroso perdere. Noi dobbiamo tenere i nostri gioielli, il nostro saper fare, le nostre conoscenze. Per tenerle però bisogna avere appunto la possibilità di produrre le automobili e tutto ciò che ne viene di conseguenza. Proposta provocatoria, domanda provocatoria. Pensi che ci possa essere un fattore F, cioè un fattore FIOM, che possa ostacolare gli investimenti stranieri nell'auto? No, assolutamente no. Il fattore FIOM al massimo può agevolare gli investimenti nel nostro paese, perché la FIOM è un sindacato serio, è un sindacato che fa gli interessi dei lavoratori, ma cerca sempre di trovare le giuste soluzioni anche per rispondere alle esigenze che le imprese pongono. Abbiamo sempre fatto gli accordi, sono 112 anni che facciamo accordi, nessuno è mai scappato da questo paese perché c'è la FIOM. Probabilmente c'è solo una persona che ultimamente pensa questo, però se è solo lui, statisticamente sbaglia lui.